Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Enrico Longodoria che vi parla e da Dino Cecconi, regista della Santa Messa, oggi in onda in provincia di Cosenza, in Calabria, dall'Ungro, nome che deriva dal greco ungros, cioè umido, acqua, una terra ricca d'acqua che dona la sorgente a due fiumi. Le sue origini risalgono a tempi lontani. Nel XII secolo esisteva già un prestigioso monastero basiliano, centro di spiritualità bizantina e cultura greca. Ma chi ridonò vita al paese ormai in decadenza fu l'arrivo, nella metà del 1400, di profughi arbaresh, provenienti dall'Albania e dalla Grecia, profughi dall'invasione turca, guidati dal condottiero Giorgio Castriota Skanderbeg. Un paese che ha conosciuto ricchezza e prosperità fin quando erano aperte le miniere di sale. Lungo i secoli non sono mancati conflitti politici e religiosi, ma questo popolo lavoratore e tenace ha sempre difeso la propria identità storica, culturale e religiosa senza sentirsi straniero. L'Ungro, un territorio marcato da luoghi sacri, come la chiesa della Madonna dell'Icona, dove si trova la prima testimonianza di iconografia bizantina su pietra. A pochi chilometri di singolare splendore, ad Acqua Formosa, una chiesa è completamente rivestita di iconografia musiva. Ma la capitale di questa spiritualità è l'Ungro, sede della prima eparchia di rito bizantino greco in Italia, istituita nel 1919 con giurisdizione sul territorio nazionale, mentre al 1937 risale quella di Piana degli Albanesi per l'Italia insulare. Contemporaneamente fu elevato a monastero esarchico il cenobio basiliano di Grottaferrata. Qui a Lungro la chiesa mantiene da cinque secoli la sua ricchezza con il rito bizantino greco, vissuto sempre in comunione con la chiesa di Roma. Lungro, dove la diversità è una ricchezza, e la chiesa d'Oriente ad Occidente trovano unità grazie a un popolo emigrato ricco di fede e tradizioni. Condividiamo questo spirito fraterno celebrando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani in questa cattedrale di San Nicola di Mira in Lungro. L'edificio risale al XVIII secolo con portoni in bronzo realizzati in fusione a cera persa. L'interno è a pianta basilicale, ricca di mosaici, icone e affreschi in stile bizantino, opere di vari maestri. Una ricca iconostasi separa il santuario dal resto della chiesa. La divina liturgia è quella di San Giovanni Crisostomo in lingua greca. La messa è già iniziata da alcuni minuti. Terminata la liturgia penitenziale, c'è ora l'entrata della parola. Partecipiamo con attenzione e devozione. Presiede la celebrazione Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Lungro, Monsignor Donato Oliverio. Concelebrano il proto presbitero Pietro Lanza, proto sincello, cioè vicario generale, papas Raffaele De Angelis, papas Vincenzo Carlo Magno, papas Arcangelo Capparelli, il diacono papas Luigi Fioriti, cerimoniere papas Andrea Quartarolo. I canti sono eseguiti dal coro polifonico bizantino italo-albanese San Nicola di Mira della cattedrale di Lungro, diretto da papas Gabriel Sebastian Otuos. Proskini somen,
Il coro esegue il Troparion Anastasimon, o della Resurrezione. Tropario è una breve composizione poetica, cantato nella Divina Liturgia o in una celebrazione liturgica. Sebbene il sepolcro fosse sigillato dai giudei e i soldati custodissero il tuo immacolato corpo, tu, Salvatore, sei risolto al terzo giorno, dando la vita al mondo. Perciò le potenze celesti cantano a te, o vivificatore. Gloria alla tua risurrezione, o Cristo, gloria al tuo regno, gloria alla tua provvidenza, o solo amico degli uomini. Tropario del Santo della Cattedrale. Regola di fede e immagine di mansuetudine, maestro di continenza, ti designò al tuo gregge la verità dei fatti. Con l'umiltà hai raggiunto le vette più eccelse, con la povertà la vera ricchezza, padre gerarca Nicola. Prega Dio, Cristo, di salvare le anime nostre. Condacion, inno della presentazione di Gesù al Tempio. Tu, che hai santificato con la tua nascita il seno della Vergine ed hai benedetto, come conveniva, le mani di Simeone, sei venuto e hai salvato anche noi, Cristo Dio. Conserva nella pace il tuo popolo e rendi forti coloro che ci governano, o solo amico degli uomini. Poiché tu sei santo, Dio nostro, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Kyrie, Kyrie, epivlepson ex uranu ceide, ke biceps et in ambelon taftin, ke katartir se aftin,
Ise fitefse dilexia su. Il vescovo benedice il popolo con il dicerio e il tricerio, due piccoli candelieri portanti rispettivamente due e tre candele incrociate e legate con un nastro. Simboleggiano il dicerio le due nature umane e divina del Cristo, il tricerio le tre persone della Santissima Trinità. Ozot, ozot, prirsi un tanga chi elieruai, e chi qui despir chi tvres, se bari e dreita iote. La preghiera viene ripetuta tre volte in arbresh, albanese, greco-italiano. Signore, Signore, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna e falla prosperare, perché la tua destra l'ha piantata. Dignami. Sui cherubini in ogni tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Proscome. Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità. A te, Signore, io grido, non restare in silenzio con me, mio Dio. Sapienza. Lettura della seconda lettera di Paolo ai Corinti. Siamo attenti. Fratelli, Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati, tuttavia, da questo stesso spirito di fede, di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, per la grazia cresciuta ad opera di molti. Faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Al riparo dell'Altissimo dimorerà all'ombra del Dio del cielo. Alleluia, alleluia.
mio sostegno e mio rifugio, mio Dio, in cui confido. Pace a te, che hai letto. Santo Vangelo secondo Luca. Siamo attenti. Disse il Signore questa parabola. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Annunziato la buona novella. Carissimi fratelli e sorelle, quest'anno la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita a riflettere sul testo del profeta Michea. Il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio. Siamo invitati a prendere coscienza nel profondo che l'unità è una grazia e che dobbiamo chiedere incessantemente questo dono. Dobbiamo essere sensibili all'importanza di radunarci ecumenicamente per pregare nel nome di Gesù. Ogni volta che agiamo così, il Signore si rende presente in mezzo a noi. Se due di voi si troveranno d'accordo su quel che devono fare e chiederanno aiuto nella preghiera, il Padre mio che è in cielo glielo concederà.
a noi credenti in Cristo, ha detto il Santo Padre Benedetto XVI, viene chiesto di ritornare all'essenziale, al cuore della nostra fede, per rendere insieme testimonianza al mondo del Dio vivente. Non dobbiamo dimenticare ciò che ci unisce, cioè la fede in Dio, Padre e Creatore, che si è rivelato nel Figlio Gesù Cristo e ha effuso lo Spirito che vivifica e santifica. La meta dell'ecumenismo, ha sottolineato Benedetto XVI, è l'unità visibile tra i cristiani divisi. Per seguire tale obiettivo,